Salve a tutti, noi siamo Pindu e Nidio. Siamo in compagnia di Cos e Basta. E oggi siamo solo in tre a giocare a Super Fantasy. Allora, abbiamo schierato tutta la mappa secondo come è scritto dal regolamento, cioè dalla preparazione, la preparazione delle missioni, che è questa qua. Abbiamo disposto esattamente uguale. E poi ci siamo preparati i personaggi con questi aggeggini qua, che si mettono al livello e all'abilità. Ci siamo prese le abilità di ogni, i potenziamenti delle abilità e i punti vita, che io ne ho 4 e quindi mi sono messo 4 cuoricini. E questa sarà poi la difesa che potremo acquisire durante la battaglia. Ma quando rimane un cuoricino e fa pu, pu, pu. Allora, noi possiamo decidere come schierarci e ad ogni turno potremo decidere chi inizia. Abbiamo deciso di posizionarci in questo modo, il Pindu e Cosimo davanti e io dietro, perché poi... Perché mi guarda il culo, esatto. Mettilo. È l'unica donna, perché lui prende sempre... Le fregne. Esatto. Pazzesche. Quindi niente, possiamo partire, qua subito ci troviamo davanti dei nemici, dei brutti musi sono. Sì. Il Pindu ha un attacco... a distanza 3. Esatto. Quindi non posso sparare né prima né dopo, esatto, distanza 3. Esatto, non può sparare né 1 né 2 né 4, proprio solo e a quindi 3. Tac tac tac, attacco questa fila, esatto, qui. Alla linea di vista e quindi può attaccare una persona. Ah, cioè vabbè, all'inizio del turno abbiamo 6 dadi a disposizione, la scorta. Con questi dadi si può fare variazioni, che sono come in questo caso attaccare, e si va a guardare la mia mira, che è ben 4. Se io faccio stellina attaccando, quella stellina mi varrà 4. Esattamente. E uno quando usa i dadi per un'azione, poi per il resto del turno quegli stessi dadi non li potrà usare. Quindi ad esempio lui usa 3 dadi, rimangono 3 dadi da poter usare per il resto del turno. Quindi io tiro, attacco con 3 dadi quello di fronte a me, la tiro e stella 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 12. Stella stella 12, lui è molto forte a mira. E a precisione, mi sa che. E quindi, allora, perché sul regolamento della missione, a questa missione c'è scritto che questo mostro, il brutto muso, ha 4 di armatura. Quindi ferita. Lui doveva fare almeno 4 per superarlo, per ucciderlo. Gli fa una ferita e ha una sola ferita, come la goccia, e quindi lo uccide. 2, attacco l'altro tizio bruttissimo. Esatto. Infatti siamo brutto muso, ha fatto un bel 2. Ha fatto 2 quindi non gli basta. Quindi non gli faccio niente, l'ultimo lo tengo e mi metto lo scudino. Esatto, uno come azione può togliere uno dei dadi che aveva e mettersi uno scudo in questa posizione che poi gli servirà per la difesa, in posizione di difesa, in un eventuale attacco. Siccome ho fatto una ferita prendo un punto esperienza. Oh. E siccome passo al livello One 1. Posso girare una delle mie... Ogni volta che si arriva a un numero si può girare un'abilità e quindi diventa di secondo livello e poi di terzo se... Siccome Lupo mi fa schifo, Mira infallibile mi fa schifo uguale, aumento passo elfico. Ok, quindi se la mette lì può anche tenere di lato, può decidere, ma solo quell'abilità è più forte. Secondo turno. Cosa? Che andrà in colpo a colpo visto che è un nano. Faccio vedere la faccia da nano. Bella. Per il movimento uno può usare uno dei 6 dadi e vedere quanto, di quanto si muove, di anche più di uno, certo, dipende di quanto si vuole muovere. In questo giro chiaramente andremo a guardare velocità. Ok, la stella vale come il valore di velocità del personaggio. Lui usa 2 dadini, bello, ecco, e si muove di ben, si può muovere di ben 5. Perché lui ha 3 di movimento, quindi si può muovere di 5, ma immagino che lui si muoverà di meno. Quindi è entrato nella stanza, ma anche prima io ho attaccato. Si svegliano i tizi. E quindi attacca con quanti dadi attacchi? 2 dadi. Attenzione, l'indecisione, tira i dadi. E 3. 3, quindi niente, non gli basta perché ha 4. Tira gli ultimi 2 dadi per attaccare. Ok, stella e spada. Ha fatto un bel feritino. Un bel feritino, lui muore con 1 e quindi è morto. Mi raccomando, io, l'effetto sono... Ok, tocca a me che sono l'ultimo. Sono là dietro e adesso io mi muovo. E tipo 1. Muovo in diagonale. Bravo. Sì. E adesso io non posso attaccare. Rimuoviti. Quindi mi devo rimuovere, uso un altro dado per rimuovermi. E farà un stella. Stella. Posso muovermi fino a 3, l'avessi fatta prima. E adesso io posso attaccare perché ho mira 2. Ho mira 2. Miau. Quindi posso attaccare a 2 di distanza, 1 a 2 e quindi attacco a questo. Decido di usare, 2 ero già usati, decido di usare 3, vado sul sicuro, via 3 dati. 1-1-1, cioè
si dimostra comunque la mia. Anche riprovando ad attaccare non ci farei niente. E prima di tutto si manda avanti di uno sulla plancia del tempo. E adesso tocca ai vostri shuttle. Che quindi, allora, prima si attivano quelle delle stanze vicine. Sì, si possono attivare. Quindi tira il dado fato. È venuto sanguino, gocciolina. Si guarda sul regolamento. Si guarda il simbolo del risveglio del mostro. E qui si svegliano tutti a fulmine. In questo caso sono questi i mostri. E quindi il simbolo del risveglio è questo. È venuta goccia, quindi non si risveglia. Goccia. Come secondo turno dei mostri, bisogna guardare se da questo portale, quello rosso, spawnano dei mostri. Quindi si tira il dado fato. È venuto teschietto, il che vuol dire che ne spawnano, mi sa, un bel po'. Due. Spawnano due, che c'è scritto sul regolamento della missione. Spawnano anche in senso, esatto, in senso orario, avanti orario, non me lo ricordo, ma a partire dalla casella in alto. Sì, così, 1, 2, 3, 4. Ok. La terza fase del turno dei mostri... È il movimento. È il movimento. Si muovono nel numero che c'è scritto nei piedini. Nel regolamento, quindi loro sono dei brutti musi. Nel regolamento lì il primo c'è scritto 3 e quindi si possono muovere di 3. Vabbè, loro bastava comunque, esatto, lui è già accanto e l'altro viene addosso a me e attacca. Quindi primo attacco a cosa? Si tira per fare l'attacco. Allora, se lui non ha difesa, prende una ferita automaticamente. Quindi si toglie un segnalino vita. Mentre l'altro attacca l'Enidio. L'altro attacca a me, quindi io sono quello blu. L'Enidio. Tirerò due dadi, tanto lui usa un dadino di difesa, immagino. Io uso un solo dado di difesa, ora al mostro. Vabbè. Ok. Ho fatto 2-2-4. 2-2-4, io posso tirare un dado di difesa che lo uso, tanto se no a fine turno va via. Sì. E quindi lo uso, togliendo questo posso tirare un dado di difesa, ma tanto al massimo faccio 2, che mi ha fatto 4, quindi mi supera e mi prendo anche io una ferita. Ok, quindi ora si inizia il secondo turno, diciamo ci aggiorniamo tra un pochino. Ora eliminiamo tutti, prima del nostro turno, eliminiamo tutti i segnalini in eccesso, tipo il mio. Ce l'ha solo lui ora i segnalini in eccesso, cioè quella difesa che non ha usato perché noi ci siamo sacrificati. Per la bella segna. Cioè. Vabbè, ci riaggiorniamo quando abbiamo... diciamo, ripulito questa stanza, tanto il turno procederà così, attacco e fuga, no? Allora, io ho 3 dadi che non me ne farebbero nulla e quindi mi carico... Carico vuol dire che aumento un'abilità sola tirando su magia. Io tiro 2 dadi, giusto per miagolare. Ho fatto 2 stelle, quindi 4, e vado al massimo e l'ultimo punticino purtroppo lo perdo. Okay, sì. Abbiamo finito di uccidere tutti e io adesso il mio ultimo turno, l'ultimo turno che è mio, insomma, e mi sono mosso fino al barile e adesso lo voglio aprire. Per aprirlo devo fare un test su a forza al 6. E quindi mi sono rimasti 5 dadi, uno usato per il movimento. E tiro 4 dadi, tanto non penso di fare niente. No, 3 dadi, via. Mi sento fortunato. No, via, 4 dadi, 4 dadi, mi sento fortunato. Ti senti fortunato? 5. 5. Forse anche l'altro dado era così. E siccome non sapevo che fare, sono andato ad aprire. Ok, abbiamo liberato tutto il campo, abbiamo ucciso questi tizi e ci sono arrivati addosso, quelli nel corridoio. E quindi tiro solo 5 dadi di astuzia. Provi ad aprire con astuzia. Deve fare almeno 6. La stella, appunto, vale astuzia. Ah, vabbè. Okay, ha tirato. Stella, vabbè, 2. Ha fatto tanto. Ha fatto almeno 6. E ha aperto con astuzia. Le persone nella stanza non si svegliano. Perché non siamo entrati nella stanza e abbiamo aperto la porta scassinandola. Sì. E prendo un punto. E prendi un punto esperienza. Noi dobbiamo attivare questo archingegno qua. Che sblocca questa porta qua e poi andiamo laggiù e bisogna attivare quel portale là. È il turno dei mostri, abbiamo ucciso un po' di gente, cioè uno solo in realtà, e si guarda se i mostri si attivano. Abbiamo tirato il dado e i mostri si sono attivati, quindi si muovono in avanti. E c'è scritto sulla tabella loro della partita e loro riescono ad aprire le porte, quindi aprono tranquillamente le porte e cadono tutti per terra. E praticamente quando ci sono 2 tizi come nel nostro caso accanto, guardando questa barretta il colore del proprio tizio ti dice chi attaccherà per primo. In aspetta. Caso no, attacca Oz, attacca prima il rosso. Il rosso che non c'è e poi il viola, che cosa, il viola attacca... e quindi tutte e 4 attaccano Oz. Ottimo. In caso no, attacca Oz. Attacca prima il rosso.
il rosso che non c'è, il rosso che non c'è, e poi? E poi il viola, che cosa? Viola e quindi tutte e quattro attaccano cosa. Ottimo, fantastico. Vai, cosa, fatti due ferite, tac. Cos okay. Non è morto. Non aveva difesa, è morto perché perde in realtà 4 punti vita, però insomma 2. Il che vuol dire che si accascia a terra, si respira un pochino e il prossimo turno inizierà a giocare, però... perché è morto. No, non è, si mette a riposare un attimino. E questo qui, il simbolino teschio rosso bruttino... cioè della fine della partita. Si avvicina verso il nostro e quindi va a 14. Esatto, 15. Quindi abbiamo meno tempo per finire la missione, tanto non finiremo mai. Di nuovo, di ben uno, vengo qua, apri il forziere cicciottello. Ok, prendo un punto esperienza perché ho aperto il forziere e può passare gratuitamente a persone nella stessa stanza degli oggetti. Io nel mio turno mi sono mosso accanto ad un barile che non si vede, ma insomma eccolo lì. E adesso ho tirato i dadi e ho rotto il barile. Quindi all'interno del barile trovo precisamente un piccolo ritrovamento che posso guardare. Guarda una trappola nascosta sotto una porta. Perfetto, mi sarà molto utile. No. E lo metto qua. Mi sono mosso da here a here. Non è semplice. Ok. Ok, ho attivato questo per togliere il blocco alla porta. Quei brutti ceppi, non si chiamano così questa volta però. Musi, no, quelli si chiamano gran grugno. Il gran grugno sono veramente cattivi e ci stanno arrivando addosso. Ora noi, è il nostro turno, quindi potremo attaccarli. Guardate come sono brutti. Quindi tiro 3 dadi su di uno. 1, 1 e stella. 4, 2, 6. Non gli fa niente. E gli altri 3 perché su, loro uno, hanno, su di uno. Loro hanno 9 di difesa, quindi uno deve fare 9, sono, è tanto. E hanno 3 ferite. E sparo 6 dadi, via, tutti e 6. Ma si carichi nella pistola di sparo. Direi che sono arrivato. E uno è morto. E uno, gli abbiamo tolto l'ultima ferita, è morto. Ne è rimasto comunque uno. Allora, il Pidu durante il suo turno, lì abbiamo liberato tutto. Il Pidu durante il suo turno apre la porta, cioè è riuscito, abbiamo già fatto, ora stiamo facendo rivedere, io faccio il rush. Mi muovo anche di 2. Fino alla porta successiva, la porta è già caduta. Però in realtà io avevo tirato i dadi e l'avevo scassinata. Non stiamo mentendo, ve lo possiamo assicurare, voi vi dovete fidare perché... non non vi fidate, cioè è andata così. È andata così. Lui non si è attivato in nessun modo, svegliato, tanto lui se ne frega. E mi ci uccide, esatto. E adesso noi proveremo, io e Cos lo distrarremo e il Pidu andrà fino al portale a provare ad attivarlo con la magia. Adesso noi vorremmo sorpassare il mostro perché quello lì è veramente forte, non ce la facciamo a botterla giù, anche perché abbiamo 2 turni se non sbaglio. Sì. Abbiamo 2-3 turni, quindi abbiamo pochissimo tempo, io provo ad andare dietro, poco e di magia. Il problema è che se uno di noi muore abbiamo un turno solo. Esatto, e quindi non ce la dovremmo fare. Comunque, io posso aggirarlo, perché ora tiro 6 dadi. E stella, mi posso muovere 3, ma io intanto mi devo per forza fermare. 1... no, 2 avanti, vabbè 2-3. Lì mi devo bloccare perché è la zona di blocco del mostro. Io però utilizzo questa abilità che ce l'avevo potenziata e mi fa muovere fino a 2 caselle ignorando le zone di blocco. Quindi ritiro il dado, cioè mi muovo con tutto, no oddio, mi muovo per ora con altri 2, facciamo 1 e 1, intanto quindi mi posso muovere di 2 andando dietro. E dietro non ci sono le zone di blocco, vai, uguale, 1, ok. E adesso ne tiro un altro per rimuovermi e andare di sopra. Ok, vado, finisco su una di quelle, è uguale su qua. Sono arrivato lì, mi avanzano 2 dadi. Con 2 dadi non posso fare assolutamente nulla. Ci si muove. Di 6, quindi uso la mia abilità. Riprendo un dado, mi muovo di 6, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cavolo. Ho riguadagnato un dado, mi rimuovo, devo fare 1. Ok, quindi siamo arrivati in 2 da giù. Possiamo, abbiamo molte più probabilità di farcela. Te provi già ora? Sì. Attenzione, tiro di magia al 6. E l'ho fatto. E l'ha fatto. E si è vinto. Guarda solo il pito. L'ha fatto la prima volta che vinciamo in questo gioco. Sì, anche che la terza volta si gioca, però sempre in questa mappa. Non l'abbiamo mai vinto. La prima volta si è vinto. Quindi adesso ci vediamo per i commenti finali. No, tocca a me. E quindi eccoci arrivati alla fine di questo mega gameplay. La partita per fortuna è andata bene per la prima volta. Abbiamo vinto solo oggi, direi. Però insomma, le scorse volte perso sempre tantissimo prima. Abbiamo sempre fatto schifo. Sì. Abbiamo vinto probabilmente perché abbiamo avuto fortuna, perché la luna gira in direzione opposta a quello.
tanto c'è la persiana, non la persiana. Non sa bene cosa stia guardando. No, vabbè, comunque abbiamo vinto. Il gioco, avete visto, è piuttosto ripetitivo nelle meccaniche, però vario nel senso che si trovano tanti nemici, possono comparire all'improvviso, arrivare da un'altra stanza, quindi uno ogni volta deve ricrearsi. Non abbiamo il cartoncino per i musi, i brutti musi nelle varie missioni, però... Sì, vabbè, insomma, però alla fine... Va bene, sì. Va bene, quindi insomma abbiamo fatto questa prima missione, ce ne sono tante di missioni, se volete possiamo anche fare quelle, le altre. Possiamo anche fare altri gameplay, magari concentrandoci meno sulle regole ma più sul gameplay vero e proprio, perché oggi abbiamo fatto anche il taglio per far vedere meglio il gameplay. Sì, anche perché sennò brava. Esatto, magari se rifacciamo altre missioni possiamo farlo proprio più taglio tipo storia, cioè facendo vedere pezzettino per pezzettino le varie parti, cercando di mantenerci in una lunghezza adeguata, insomma. Sì, non le 18 ore. Le 13 ore. Di cosa, però insomma, se vi fa piacere fatelo sapere nei commenti, basta un commento e lo facciamo. Anche due, via, due commenti e lo facciamo, di cui noi due se lo commenteremo subito sotto, quindi lo facciamo lo stesso. No, modo. Ovviamente usciranno a cadenza un pochino irregolare e tutto, però potremo farlo in futuro. E quindi, come già detto, magari commentate non solo per se volete vedere la serie di questo fantastico super gioco. E iscrivetevi come sempre, sì. se vi capita. Mettete mi piace perché fa sempre bene. Pagina Facebook. Un mi piace al giorno, levo al medico di torno. Soprattutto al dentista. No! Morto. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao. GG Wordplay. E 15. E 15. E 15. 17. 21. Quindici ho distrutto. E quindi eccoci arrivati alla fine di questo mega tempo.